Buongiorno amici, vediamo insieme la semina per l'orto 2020. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Siamo a fine gennaio. Ho appena montato fuori di casa il semenzaio riscaldato, dopo ve lo mostro. Se volete c'è anche l'articolo su unorsoincampagna.com. È tempo di seminare qualche piantina che poi dovremo trapiantare in primavera. Questi sono i semi che io ho estratto l'anno scorso dalla mia piantagione di pomodori. A loro volta questi li ho estratti da pomodori che avevo già piantato dai semi dell'anno prima. Quindi è una coltura che riesce molto bene qui sul mio terreno. Quindi sto selezionando le qualità che meglio fanno al caso mio e me la porto avanti anno dopo anno. Quindi questi non sono F1, sono pomodori della famiglia Rio Grande, sono molto grossi, me li ha dati un contadino qui vicino a casa 2 o 3 anni fa e li ho salvati. Quindi adesso facciamo la prima semina. Allora, l'anno scorso avevo seminato circa un centinaio di piante di pomodori, perché avevo necessità di dover fare poi la conserva per l'anno. Siamo arrivati, come vi dicevo, siamo a fine gennaio, ho ancora una buona scorta di passata di pomodoro, quindi dovrei arrivare giusto giusto quindi in estate, quando poi sarà tempo di raccogliere di nuovo i nuovi pomodori e fare nuovamente la salsa. Non ho calcolato quanti barattoli ho fatto, onestamente, neanche quanti quintali di pomodoro. Comunque era un ciclo continuo, ogni giorno con 120 piante, ogni giorno ce n'era una nuova. Ho messo del terriccio di buona qualità adatto alla semina. E vi consiglio di fare la stessa cosa, non comprate il terriccio quello universale perché non va bene. Questo è un terriccio veramente veramente buono. Ho preparato i vasetti ieri, li ho già bagnati, la terra è molto bagnata. Adesso gli ho fatto un piccolo foro al centro, metterò un semino, massimo due per ogni foro, e dopo ricoprirò semplicemente col dito. Questi sono i pomodori che più mi hanno dato soddisfazione l'anno scorso. E la fase di semina è sempre interessante, a me piace moltissimo, perché si dà il via a una nuova vita. Soprattutto poi quando i semi li abbiamo estratti noi. Se vi interessa, qua sotto nell'info box poi vi lascio link al video per estrarre i semi dei pomodori. Molto semplice. Dovevo fare questa operazione all'aperto. Stamattina mi sono messo di buona lena, solo che onestamente oggi è veramente molto freddo. Ho fatto 2 più 2, ho deciso di fare questa operazione in casa. E se non avete un semenzaio riscaldato, volete farlo in casa questa operazione, quindi tenere poi i semini in casa, vi consiglio di dare una letta all'articolo che ho scritto sulle piantine che filano in casa. Io fino a 2 anni fa, che avevo il semenzaio in casa, vi dico la verità, di piantine ne ho buttate veramente tante, perché fa molto caldo, c'è poca luce e quindi le piantine sembra che crescano velocemente, ma in realtà crescano perché stanno filando, quindi poi si prendono e si buttano. Ci sono alcune accortezze da fare affinché crescano sane senza che filino. Una fra tutte è la gestione della luce. Quindi sull'articolo che troverete sul blog, se vi va, ci sono un po' di consigli. Vi dovrete munire di una lampada LED, che è quella che costa meno da mantenere rispetto a quelle classiche che si usavano fino a qualche anno fa. Io ce l'ho in casa per le altre colture. Sto facendo esperimenti con i semi degli agrumi, avrete visto sicuramente qualche altro video. Ecco, i semi non li metto in profondità, Veramente ci va un velo di terra sopra. La mia serra esterna è dotata di cavo riscaldante e di termostato, ho impostato 16 gradi, ho isolato tutto con la paglia, dopo ve lo faccio vedere. Se è come l'anno scorso, i tempi di germinazione saranno di circa 10-15 giorni. Va bene, diamo il tempo alle piantine di adattarsi e di crescere con i loro ritmi. A me non importa avere piante super veloci, basta che siano sane. Tanto il tempo c'è, anzi sono pure in anticipo. Queste sono le vaschette che si recuperano quando si comprano le piante dai vivai. Io le uso almeno un'altra volta, sono molto comode. Hanno già il loro panetto di terra pronto una volta che la piantina è cresciuta. Finito con i pomodori, comincerò poi con peperoni, melanzane, cetrioli. Abbiamo tutto febbraio per fare queste operazioni. Io qualcosa la faccio adesso, come dicevo siamo a cavallo tra gennaio e febbraio, qualcosa la farò più avanti, così poi da avere un ciclo continuo di piante che crescono. Facciamo l'altro. Bene, foriamo leggermente sulla terra, veramente basso basso, e sarà un'unghia. Un altro metodo invece è quello di non
fare il foro con la penna, con quello che volete, col cacciavite, depositare semplicemente il seme sopra e poi ricoprire con un velo di terra asciutta. Io, come dicevo, adesso sono in casa, la terra asciutta ce l'ho fuori, quindi uso quest'altro metodo qui. Passato qualche giorno, controllate che sia umido sopra e eventualmente con uno spruzzino si inumidisce. I semi, se ben conservati, si mantengono per un paio d'anni. Quindi se ne avete in più e vi avanzano, non li buttate perché l'anno prossimo, se ben conservati, sono ancora buoni. Adesso se ce ne va uno in più, ovviamente non succede nulla, eh. Poi faremo che, se sono tutte belle le piantine che vengono fuori dallo stesso panetto di terra, cerchiamo piano piano, quando c'è la seconda foglia, di trapiantarla. Quindi di separarle e metterle in due vasetti separati. Se invece una è più debole e una più forte, quella più debole la togliamo, la buttiamo via. Io questi semini li ho conservati in casa, praticamente è da quest'estate che sono in casa, li ho tenuti all'aperto così in un piattino per un paio di mesi, si sono ben asciugati a temperatura ambiente e poi li ho riposti. Come formato delle vaschette, questi da 8 sono i miei preferiti perché hanno un buon panetto di terra. A volte capitano quelli da 4 che secondo me sono un po' troppo grossi e questi da 12 che non vanno benissimo, però avevo questo in casa. È meglio questo di quello senza separatori, che poi bisogna strapiantare le piantine una a una, con il rischio poi di rovinarle. Ovviamente se le tenete in casa, rispetto a fuori, la differenza di crescita, di germinazione è enorme. Se le tenete in casa nel giro di 4-5 giorni, una settimana, vedete le prime piantine. Però, come vi dicevo, se non curate l'illuminazione, le piantine filano e poi alla fine muoiono. Dovete ricominciare poi tutto da capo. Invece fuori, avendo una temperatura diversa, ecco lì i tempi si allungano, però la piantina ha il tempo di crescere e robustirsi, sin dallo stelo e quindi sopportare poi il peso. Bene, ho preparato adesso uno di quei vasi rettangolari, quelli abbastanza grossi, dove seminerò tutte le colture che possono essere seminate in coltivazione protetta già da febbraio. Ho preso delle melanzane, peperoni, verdi, rossi, gialli e dei cetrioli. Da parte ho della cicoria e delle zucchine, ma è ancora presto per questo, quindi dobbiamo aspettare almeno un mese e mezzo, se non due. Quindi oggi ci dedichiamo a questi. Cominciamo con i cetrioli. Io sto cercando di selezionare le colture che vengono bene nel mio terreno. È inutile che mi sbatto anno dopo anno a fare colture che poi non mi rendono. Ed è anche frustrante, tra l'altro. Quindi allora a sto punto ho deciso di selezionare solo quelle che vengono bene. Ok, questi semini li metto da 3. Li appoggio, li adagio soltanto, mi distanzio di circa 3 dita. Anche 4. Ho visto che i cetrioli vengono molto bene nel mio terreno. Adesso poi qui sopra metterò del cellophane, così da creare un microclima idoneo. Sul blog avevo scritto l'importanza anche economica di seminare dalle bustine, dai semi, perché se voi pensate che qui abbiamo 3, 6, 9, 12, 15, 18 piantine, me ne sono avanzati altri 20, 30 semi. L'avrò pagata un paio di euro questa bustina. Generalmente le piantine già formate, quelle di qualità, 6 piantine vengono 1,5 euro, 2. Quindi fatevi conti la differenza. Sì, c'è un po' più di lavoro, però semplicemente li spingo leggermente in fondo, ma roba di mezzo centimetro. Questa volta la terra non è bagnata, la bagnerò dopo. Il rumore che sentite è Kira, il mio cane, che sta giocando. Adesso mi porta l'osso con cui giocare, ma io non posso farlo, quindi gioca da sola. Sentitela, sentitela. Ok, mettiamo il cellophane. Anche questa semina avrei potuto farla fuori, però vi dico la verità, stamattina è veramente freddo. Siamo intorno al più 1, più 2 gradi, quindi onestamente
se posso evitare. Adesso poi troverò il modo di fermarlo con uno spago, con qualcosa, con del nastro. È giusto, giusto. Bene, procediamo con le altre colture. Ecco, ho acceso solo un attimo la telecamera per farvi vedere. Vedete, con un elastico l'ho fermato, solo che giustamente devo ancora innaffiare, quindi adesso toglierò tutto, innaffio fuori all'esterno e rifaccio l'operazione che ho fatto adesso. Andiamo avanti. Ok, i semi avanzati, ovviamente farò la prossima semina tra un 20 giorni circa, così da avere poi una crescita di più piante in periodi diversi. Quindi questi li conserviamo. Adesso andiamo con i peperoni. Uso molto questa marca qui, mi trovo bene. Già l'anno scorso, fagioli, piselli, uso tutto di questa marca. Purtroppo sono F1, ancora non riesco a trovare i semi, quelli biologici. Arriverà il momento. E anche questo facciamo più o meno quello che abbiamo fatto prima. È inutile metterne tantissimi, che poi bisogna fare la cernita, toglierli, farli morire. Onestamente ne metto di meno, ma almeno hanno il posto, lo spazio per crescere. L'ideale sarebbe avere le vaschette, quelle che ho usato per i pomodori, solo che non li ho. In attesa che mi arrivino segnapiante, metto questo e poi qui ci scriverò quello che è. Bene, facciamo l'ultimo. Anche qui metto da parte i semi, quelli avanzati, e apriamo quelli verdi. Questa è un'altra marca, l'avevo già provata anche questa. Benissimo, tenete conto che le zone di semina che ci sono scritte dietro le scatole o dietro le confezioni, che da zona a zona in Italia ovviamente le condizioni atmosferiche cambiano. Qui sono in centro Italia, se come l'anno scorso fa freddo fino a fine marzo, infatti l'anno scorso se non erro l'orto l'ho fatto a fine maggio, quindi abbastanza in ritardo, era sempre freddo. Bene. Adesso piano piano preparo gli altri e poi ci vediamo con le altre colture. In chiusura di video vi faccio vedere il semenzaio, come vi avevo anticipato. Ecco qui, abbiamo le piantine di pomodoro, quelle che avete visto. Qui abbiamo i vasi che vi faccio vedere prima. Ecco, diciamo che dal giorno della semina a oggi sono passati circa 7 giorni. Giusto per renderci conto. Qui invece abbiamo i peperoncini che voi ancora non avete visto, li vedrete in un altro video. Ecco, allora, come vi dicevo, il problema a cui fare attenzione è questo, il filo di silicone, quello che si riscalda. Questo, essendo a contatto con i panetti sotto, tende ad asciugare molto il terreno, quindi con uno spruzzino semplicemente si inumidisce la parte e si tiene umido. Io ogni giorno vengo qui, controllo lo stato del panetto di terra. E se è come oggi che è asciutto, lì dopo in innaffiata con lo spruzzino, né più né meno. Bene amici, tutto, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, è stato un video forse un po' noioso all'inizio, mi dispiace per questo, se vi è piaciuto il video e volete condividerlo, ve ne sono grato e vi auguro una buona giornata. Sto mettendo nel semenzaio riscaldato le piantine che ho fatto, però non c'è verso, guarda, adesso deve entrarmi nei vasi, mannaggia, no perla! Oh, incredibile, è incredibile, guarda, non ce la fa, più forte di lei. Niente, dai, sigillo tutto.